affilati i coltelli quest'oggi, perché la ricetta che faremo sarà particolarmente prelibata, perché faremo un petto d'anitra al miele e radicchio. Ma andiamo a analizzare prima di tutto il petto d'anitra. Innanzitutto ricordiamo che la carne d'anitra è principalmente di due razze. C'è l'anatra muta, quella bianca classica che vedete, poi c'è invece il germano reale, quello più colorato. Ci ricordiamo che questa carne, guardate, in questo caso tagliamo, analizzeremo il petto, useremo il petto, e questa carne è una carne nutriente, gustosa, tenera, leggermente un po' grassa, però lavorandola insomma sfrutteremo proprio il fatto di avere una particolarità nel grasso per poi usare anche il condimento di quest'ultimo per cucinarla. Però elenchiamo ovviamente gli ingredienti della ricetta. Petto d'anatra, in questo caso un'anatra abbastanza matura. Useremo dello speck, del radicchio come contorno, e scalderemo con del porro e con delle radici di radicchio per dare aroma nella cottura, del miele, del brodo e del formaggio grana, del sale e anche ovviamente dell'olio con del vino bianco. Però passiamo alla fase della realizzazione della ricetta. Prima cosa da fare, scaldiamo il tegame, lo portiamo un po' a media temperatura e prepariamo il fondo di cottura che poi servirà per rosolare il nostro petto d'anatra. Quindi mettiamo un po' di porro tagliuzzato con le radici del radicchio che abbiamo tagliato finemente, e mentre si rosola noi prepariamo il petto d'anatra. Guardate, il segreto qui, che è anche abbastanza banale ma ci torna utile proprio per la cottura, è quello di incidere la pelle, perché la pelle, guardate, è spessa e ha questa parte di grasso come vi accennavo poc'anzi. Allora, se noi la incidiamo con la punta del coltello in questa maniera, creando una specie di scacchiera, riusciremo a liberare il grasso in cottura, ma non solo. Nelle incisioni praticate potremo aromatizzare anche in profondità oltre la pelle. Abbiamo detto un po' di sale, e adesso invece passiamo alla fase di cottura, di rosolatura. Alziamo un po' la temperatura della piastra. In questo caso vediamo che l'olio sta già andando e quindi adagiamo il petto dalla parte della pelle. In questo modo il grasso si scioglie, protegge la parte invece del muscolo della suprema e inizia a sciogliere anche un po' il grasso, quindi a rosolarlo e dargli anche gusto. Mentre il petto sta andando, invece prepariamo l'altra ricetta, quella che ci accompagnerà, che è il radicchio. Eccolo qui. Incidiamo così in quarti, poi a spicchi. Ecco qua. Adesso noi ne sfruttiamo quattro. Prendiamo lo speck, quindi avvolgiamo a spirale il radicchio, una volta che abbiamo ultimato l'ultimo fettino di speck con il radicchio, adagiamo sulla nostra teglia. Mettiamo un po' d'olio sul fondo. Un velo d'olio anche sopra. Un po' di formaggio grana. E andiamo a infornare. Infornato il nostro radicchio con lo speck per 10 minuti, non di più, a circa 140-150 gradi, andiamo a verificare la cottura del petto. Guardate, sta già caramellizzando sulla pelle, quindi l'effetto è già bello, però noi aggiungeremo un piccolo tocco, un piccolo segreto, un po' di miele. Il miele ci aiuterà a dare un po' di dolcezza anche all'intensità del gusto del petto d'anatra, ma non solo, ci aiuterà anche a caramellizzare ulteriormente proprio la parte sia più grassa che anche il petto in maniera diretta. Quindi a questo punto chiudiamo alternando il coperchio, alzando leggermente la temperatura per circa 30 minuti e dopodiché vedremo il risultato.
finito il tempo di cottura, il nostro petto d'anitra è pronto. Togliamo la pentola, lo adagiamo sul tagliere. Recuperiamo anche il radicchio, lo speck. Eccolo, guardate, bellissimo. E quindi, dopo aver preso anche il piatto di impiattamento, andiamo a scaloppare, così vediamo anche come è venuto il nostro piatto. Allora, andiamo a scaloppare il petto. Guardate l'effetto, rosato giusto. Si è cucinato così bene anche perché in effetti a metà cottura ho aggiunto un po' di vino e anche un po' di brodo, quindi questo è un altro consiglio che do. Allora, mettiamo delle fettine. Potrei quasi dire che è veramente riuscita perfettamente. Abbiniamo del radicchio al centro. Anche questo si è cotto in maniera omogenea. Ed ecco il piatto finito. Petto d'anatra cotto al miele con radicchio e speck. E come sempre ricordatevi che chiunque può essere bravo in cucina purché ci metta passione. Parola di Becker.